Il sottocorte Village Camerino ha fatto da cornice all'evento che Contram Spa Camerino Servizi per la Mobilità ha promosso a favore della mobilità sostenibile all'interno della settimana europea dedicata a questo importante tema. In tutta Europa la Mobility Week è stata ricca di appuntamenti volti a promuovere gli spostamenti sostenibili, dalla bici alle passeggiate, passando per i mezzi elettrici e non solo. La Contram Spa, prima azienda della Regione Marche ad aver introdotto un mezzo elettrico nel trasporto pubblico locale, non poteva mancare questo importante appuntamento. Dai temi trattati, la mobilità pubblica collettiva e le relative innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento alla mobilità elettrica, all'esposizione dei mezzi elettrici aziendali, tra cui per l'occasione l'ultra tecnologica Tesla Dancing, l'intero programma ha avuto quali destinatari privilegiati gli studenti degli istituti scolastici di Camerino. Molto apprezzata la presenza di DJ Stilo, che ha dedicato loro un momento di freestyle. Parliamo di mobilità sostenibile, ci fa piacere che noi avevamo iniziato questo lavoro già 4-5 anni fa con i fotovoltaici sui tetti dei nostri depositi, questa energia che viene utilizzata per caricare le bici elettriche, le auto elettriche e adesso anche l'autobus elettrico. Questo è il primo autobus in servizio pubblico nella Regione Marche. Questo autobus peraltro arriva nel suo terminal dove c'è anche una ciclostazione con biciclette elettriche, quindi si può scendere dall'autobus e prendere la bicicletta elettrica. E ovviamente guardiamo avanti, guardiamo anche alla guida autonoma, quindi alle navette elettriche che hanno una possibilità di programmare un percorso ben definito e di farlo in maniera cadenzata con tempi precisi. Guardiamo anche alle nuove tecnologie da mettere a bordo degli autobus per la sicurezza, le app della Contram che consentono anche di dare il tempo di arrivo dell'autobus in tempo reale, quindi se ci sono ritardi la persona magari può comodamente stare a casa anziché stare fermo in strada magari mentre piove ad aspettare l'autobus. Quindi tutti questi aspetti cerchiamo di abbinare la tecnologia al servizio, oltre a tener conto della sostenibilità ambientale, quindi questo messaggio che arriva dai giovani di non inquinare, non alzare la temperatura terrestre. Anche il governo stesso sta lavorando sul decreto clima, quindi un'attenzione anche alle emissioni. Da tempo Contram aveva già messo in servizio degli autobus a metano, gli autobus diesel Euro 6 che comunque vorrei ricordare inquinano poco, se sono motori nuovi comunque sono motori diesel e ancora sono motori molto competitivi e non inquinano se sono nuovi. Questa politica dove il servizio, l'attenzione al cliente viene abbinata un po' anche al tema della sostenibilità ambientale. Dopo una prima parte introduttiva si è entrati nel vivo del programma. Qui in questa manifestazione abbiamo toccato con mano che il futuro è oggi, perché la macchina elettrica che sta qui, la Tesla, la Volkswagen, la bicicletta elettrica, l'autobus elettrico, significa che se andate avanti in questa ricerca delle nuove forme di mobilità è diventata realtà. Ora dipende da ognuno di noi fare in modo che questi mezzi possano essere utilizzati, perché ci guadagnerà la qualità della vita e ci guadagna soprattutto il rispetto dell'ambiente. Comune di Camerino, naturalmente in collaborazione con la Contram, sta promuovendo la realizzazione, partecipando anche a un bando regionale, di altre postazioni di ricarica per le biciclette elettriche, perché anche la bicicletta elettrica in un comune di Camerino, dove comunque abbiamo molte salite, potrebbe diventare un mezzo di trasporto importante. E in questa fase di ricostruzione della città prevederemo anche percorsi ciclabili. E di grande attualità le tematiche affrontate dagli ospiti, connubio tra energie rinnovabili e mobilità sostenibile applicata al trasporto pubblico locale. I giovani sono il nostro futuro, anzi devono cominciare a essere il nostro presente, perché è da loro che si potrà costruire un mondo migliore. Solamente facendogli capire le tecnologie, la mobilità, quello che possiamo mettergli al loro utilizzo, al loro cospetto, la tecnologia c'è, bisogna impiegarla nel miglior modo possibile, ha già cominciando ognuno a fare del proprio, a installare il proprio impianto fotovoltaico sul proprio tetto, il solare termico, andare una volta in più a piedi o anche in bicicletta, anche che sia elettrico o meno, deve essere il nostro punto di partenza, lo era 50 anni fa, prima che dell'arrivo delle macchine. Poi il mondo si è stravolto, abbiamo a Roma, Milano, inquinamento tutti i giorni, c'è un blocco del traffico, quindi la strada è obbligata
obbligata, dobbiamo solamente iniziare a prenderla e andare avanti. Alcune cose che sono ancora viste come il futuro, appunto per esempio gli assistenti vocali, tutto il mondo che gira intorno a Google Home, Google Mini e Flavor vari di queste tecnologie, noi abbiamo deciso di implementarlo già. Quindi in buona sostanza nella fornitura che facciamo di dati a Google abbiamo chiesto anche di inserire questa possibilità, cioè di chiedere direttamente agli assistenti personali basati su intelligenza artificiale di Google di poter chiedere direttamente gli orari per una destinazione data. Crediamo sia un bel servizio, molto utile soprattutto quando si è in fermata, perché non serve dirgli dove sto oppure vi dice tutto lui, semplicemente chiedete quello che volete, cioè devo andare lì, devo andare di qua e il sistema vi risponde, linguaggio naturale. Soddisfazione per la nutrita partecipazione di pubblico da parte degli organizzatori e dei prestigiosi partner che hanno prestato un supporto fondamentale alla riuscita dell'evento: Regione Marche, Amministrazione Comunale di Camerino, Unicam e le aziende Fintel Gas Luce, Electric Rent, Istambiente, Mille Energie. Un particolare ringraziamento è andato agli istituti scolastici rappresentati da oltre 100 studenti: l'Istituto Antinori, Camerino e Matelica, e Licei Camerino, Scientifico, Geometri, Ragioneria, per i quali preziosa è stata la collaborazione del dirigente scolastico, il professor Francesco Rosati. Contram Spa Camerino, Servizi per la Mobilità, da sempre è operativo sul fronte della sostenibilità a favore del territorio. Questo tema del rinnovare i mezzi tocca anche i bilanci aziendali, quindi richiede alle aziende degli investimenti enormi, richiede anche un cambio di mentalità, un cambio delle competenze all'interno dell'azienda, no? Prima magari avevamo un semplice meccanico, oggi devi avere più che un elettrauto, devi avere un informatico, devi avere un ingegnere che si occupa anche di termodinamica, di queste materie, che conoscono un po' i mezzi. Quindi capite che per un amministratore, per una gestione dell'azienda è una cosa abbastanza complessa, però lo stimolo che viene dai giovani è talmente forte che ci danno coraggio, e quindi è bello pensare a queste novità. Anche noi ci serve un po' per ragionare, studiare, guardare al futuro e alle nuove tecnologie.